sono qui per presentarvi Mauro, un nostro cliente che ha venduto la sua casa con l'immobiliare 2.0. Sentiamo qual è stata la sua esperienza. Venite con me. Oggi siamo con Mauro che ha venduto il suo appartamento con l'immobiliare 2.0. Ti faccio una domanda un po' diversa dal solito. Come sei arrivato all'immobiliare 2.0? Beh, sicuramente grazie a un grande amico, grazie a un grande amico che ho avuto la fortuna insomma di conoscere già dai primi anni della mia venuta a Livorno e niente, poi mi ha indirizzato verso Massimiliano. Che lavoro fa questo tuo amico? Agente immobiliare. C'è da dire che Roberto, che so Roberto, che è un grande amico anche mio, sì. E, diciamo, collaboriamo da tanti anni, lui si occupa di un altro settore, fa l'attività, diciamo, un settore commerciale per quanto riguarda la vendita di immobili industriali, pertanto non curando l'immobiliare, quando gli capita qualcosa, come dire, ci appoggia volentieri se clienti sapendo che l'hanno trattato con i quanti gli anni. Infatti, e così è successo. Così è avvenuto. Qual è stata invece la tua esperienza con l'immobiliare 2.0? Ma sommariamente ho trovato subito una persona cordialissima, professionale sicuramente. Okay. Queste sono le cose che poi diciamo sono. Insomma, che ho capito quando sono diciamo, a primo impatto, esatto, sì, sicuramente. E massima come dire, educazione, massima, cioè sono veramente contento di aver trovato una persona così. Verificata la cosa importante è anche stessa per i clienti, come te che partono da un concetto base importante che è quello di fare la valutazione del cliente, esatto. Trovare un prezzo corretto, poi in realtà la casa sta andando. Sì, un paio di mesi, interessato e quindi oggi abbiamo concluso l'atto della notaria Castelli e siamo arrivati in fondo, quindi è stata un'operazione che tutto sommato è stata molto bene. Sì, sono contento di tutto. Quindi ti ringrazio, spero che ci consegni ai tuoi amici conoscenti. Assolutamente sì. Mi faccio grazie a lui. L'ho già fatto, assolutamente. Ti ringrazio, buongiorno.